Cari amici, buongiorno. Sono Marico Rosato, sono il segretario dell'ANA. Voglio rivolgere a tutti gli ambulanti, ai fieristi, ma anche agli ambulanti dei mercati settimanali, un appello a partecipare alla manifestazione martedì 28 luglio alle ore 9 a Piazza Montecitorio a Roma. Una manifestazione indetta prevalentemente dai fieristi per sollevare il loro stato di particolare, di fantasmi inesistenti, perché non riescono a riprendersi le feste, le sagre, gli eventi, e quindi, nonostante anche le nostre sollecitazioni alla CEI, i sindaci non autorizzano, non fanno riprendere i grandi appuntamenti che rendono vive le nostre città e i paesi nei mesi estivi e autunnali, ma non si svolgono neanche le grandi feste patronali religiose. Quindi circa 60.000 ambulanti sono fermi nella loro attività, non esistono per il governo, hanno ottenuto solo 2 indennità e non ottengono nulla. Quindi c'è una grave situazione di blocco di un intero settore che sta fermo: giostrai, ambulanti, produttori di dolciumi, di torroni e quant'altro. Il 28 questa manifestazione era stata indetta da loro, però noi abbiamo visto che nel decreto rilancio il governo si è nuovamente dimenticato degli ambulanti, ci hanno sgravato del canone e della tassa di occupazione sullo pubblico solo per 2 mesi, marzo ed aprile. Non è stato corretto il fondo perduto, per cui noi dovremmo fare la richiesta di un'indennità di 1.000 euro attraverso l'Agenzia delle Entrate, cioè di un ente accertatore, non erogatore, e questa cosa grida vendetta, anche perché le risorse c'erano, 5 miliardi, potevano cambiare le modalità di erogazione, ma anche di ristoro, per cui noi avevamo chiesto e ci avevano anche illuso che sarebbero arrivate somme maggiori. Purtroppo non è così, c'è una grave disattenzione del governo e quindi noi dobbiamo scendere in piazza. Il 28 luglio l'appuntamento è a Piazza Montecitorio, martedì 28 luglio alle ore 9, e vi aspettiamo numerosi. Serve per noi, per il futuro del nostro lavoro, per fare in modo che il governo ci sgravi dalla TOSAP per tutto l'anno, perché non è giusto che noi paghiamo anche per i mesi che siamo stati chiusi o per i mesi in cui anche in questi giorni ancora mercati che sono chiusi. Il caso emblematico di Avellino, che grida vendetta sotto ogni aspetto, e che è un caso emblematico di 300 ambulanti che sono fermi da gennaio. Quindi vi aspettiamo numerosi, perché dobbiamo far, come a dire, emergere la voce degli ambulanti. Siamo gli invisibili, siamo i fantasmi per questo Stato. Purtroppo abbiamo letto la triste notizia di questi 2 ambulanti, a cui va un nostro pensiero di cordoglio, che non ce l'hanno fatta e che hanno deciso di fare un gesto che nessuno mai si aspettava compissero. Però questo è segno di una sofferenza profonda che stanno vivendo gli ambulanti, la stanno vivendo in privato, con molta dignità, in solitudine. Non tutti ce la fanno e purtroppo qualcuno è costretto a rivolgersi al mondo dell'usura, ai prestatori, ai cravattari, perché se vai a bussare alle banche del famoso finanziamento di 25.000 euro non si vede neanche l'ombra, e non abbiamo avuto altro dallo Stato se non l'aiuto di alcune regioni come la Campania, ultima la Sardegna e come il Piemonte. Però non basta per reggere, anche perché gli ambulanti non sono solo in Campania, in Sardegna o in Piemonte, ma si aspettavano un aiuto concreto da parte dello Stato, come lo hanno fatto per le grandi e le medie imprese, che si lamentano sempre ma ricevono soldi a palate, vi assicuriamo. Quindi coraggio ragazzi, il 28 luglio tutti a Roma, vi aspettiamo numerosi. Martedì 28 luglio alle ore 9 a Piazza Montecitorio a Roma.